fotografie relative a questi eventi. Sempre a Celle San Vito c'è stata l'inaugurazione del museo, un museo che è relativo all'artigianato, utensileria e a degli attrezzi agricoli, intitolato a Dina Tangi, sorella del nostro direttore Don Mike. Erano presenti all'appuntamento varie autorità e personalità. A tagliare il nastro è stato il sindaco di Celle, Maria Giannini. Alcune donne in costume tradizionale hanno poi partecipato all'inaugurazione. E sempre a Celle San Vito per l'occasione è stata celebrata anche la giornata degli emigranti in ricordo della tradizione franco-provenzale rivissuta attraverso gli abiti, le usanze e la lingua, oltre alla presentazione del libro di Vincenzo De Simone, che ha presentato il suo volume dal titolo Oggi sto con voi, scritto in franco provenzale. E nel piccolo centro non si abbandona mai l'idea di far rivivere e perpetuare le tradizioni che tanto raccontano delle origini e del passato di una terra ricca di risorse per l'intera provincia di Foggia. Passiamo